Ciao, eccomi con un nuovo video. Siamo finalmente entrati nella primavera anche in Italia. Dico così perché in Moldova noi al 1° di giugno festeggiamo il giorno dei bambini e anche il giorno dell'estate. Invece qua sono rimasta molto stupita che il 21 inizia l'estate. Però se andiamo su Wikipedia, sì, veramente. E così in tutto il mondo, non solo in Italia, l'estate vera inizia il 21 di giugno. Per cui approfitto e vi mando un grande bacio e vi auguro una bella estate da tutti i punti di vista. Allora, nel mese di giugno è il mio compleanno, già è stato, per cui adesso vedete un nuovo video già da una videocamera regalata gentilmente da mio marito. Eccola, oggi proviamo a registrare il primo video e intanto vi ho fatto vedere il mio primo regalo di compleanno. È stato un festeggiamento tranquillo, nel senso eravamo in poche persone, però le persone care a me, per cui è stato davvero bello. Sono già ormai arrivata a 33 anni e sono contenta di questo, che mi godo la vita insieme alla mia famiglia e questa è la cosa più importante che ho. Allora, il primo regalo ve l'ho fatto vedere, il secondo sempre è un regalo della tecnologia, è una radio portatile retro e carina, mi piace tantissimo. Un paio di amici, una coppia, mi hanno regalato, ci conosciamo da poco, però hanno azzeccato questo regalo perché mi serve veramente, perché se metto la musica dal cellulare, Marcello vuole per forza il cellulare perché lì ci sono i video con lui e lui vuole guardarli. Se accendo il computer, vuole il computer, per cui se accendo la radio non vede niente di interessante per lui, per cui io tranquillamente posso ascoltare la musica che mi piace. Non ho tanti canali di radio preferita, a parte Virgin Radio, ascolto ogni tanto anche Radio Marconi, sì, e qua mi fermo. Niente, questi erano un paio di regali che ho ricevuto ai miei 33 anni e intanto mi sono fatta io un paio di cosine che non le ho portati qua. Tutti. Adesso inizio con quelli che sono qui, poi vado subito in bagno a prelevarli, che già li sto usando. Allora, se guardate bene, vedete che belle occhiaie io ho. Più che altro, chiamiamo occhiaie queste cose, io ho qua delle vene, vedete, già il mio nasino è un po' largo, poi queste vene qua mi fanno sembrare ancora con un naso più grosso. Non so, ho preso per minimizzare un po' l'effetto, ma non ci riesco ancora tanto. La matita della Benecos, la white, la color pana, è un bel colore schiarente, schiarente. Vediamo qua adesso, aspettate, così vi faccio vedere, lo vedete, è bello. Allora lo metto all'interno dell'occhio qui un po' qua in alto, però io non sono pratica per cui minimizzo niente ancora, vediamo cosa riuscirò a fare. Allora, ecco le altre cosine che ho preso per me. Chi non conosce la Eye Care della Martina Gebhardt, sempre per i problemi di prima, ho preso la super crema promossa da tutti quasi sull'internet, la vedete che ricca è. Allora, non ancora prelevato, io voglio prelevare una poca quantità, di metterla nel bagno e l'altra di metterla in frigorifero, visto che arriva sempre più caldo ultimamente. È iniziata davvero l'estate. Niente, questa crema tempo fa mi aiutava tanto nel controllo della quale zona si sì, contorno occhi, e vediamo come farà in questo periodo. Lo so che è caldo, lo so che è ricca, lo metto solo la sera e vedremo cosa vorrà fare su di me. Poi ho comprato Schmidt's deodorante, arriva dagli Stati Uniti, non è da me comprare cose statunitense, però allora questo mi ha tentato troppo, è un deodorante a base di primo posto è il burro di karité, poi la soda baking,
Non mi viene il bicarbonato di sodio, poi maranta, la polvere di arrowroot, che adesso non mi viene in italiano, comunque c'è il burro di cacao che mi chiama subito per comprarlo, l'olio essenziale di bergamotto e la vitamina E, l'olio essenziale di lime e hop extract humulus, un'altra pianta. Basta, stop. Profuma veramente di bergamotto, mi piace molto, l'ho provato un paio di volte, prima volta non mi sono accorta che avevo le ascelle appena fatte, l'ho messo, è stato un disastro, però dopo pian pianino mi sono abituata. Allora, si presenta così, è una cremina molto morbida, si scioglie, vedete, facciamo così, velocemente si stende molto bene e sparisce dopo un po', vedete, quasi non c'è. Per cui non si vede, se alzate l'ascella, il braccio non rimane niente, però ecco, sento i granuli fini 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 di, profuma benissimo, di bicarbonato di sodio. E l'ho preso da Minitalia. Allora, questo ordine l'ho fatto da Ecoverdi, siccome c'era lo sconto di 5 euro per il compleanno, ho approfittato. E se volete anche i prezzi ve li dico, ma comunque credo che non stiamo qua a perdere un po' di tempo. Vi mando al sito di Ecoverdi, chi non lo conosce, e ho preso la Mini Italia che sono 14 grammi. Questa è sempre una Mini Italia, ma non c'è la full size, è questa piccola, perché veramente 15 ml ti basta per mezz'anno più o meno. Allora, e ultima cosina presa per me era crema mani, miele e menta e cannella, non calendola, ho guardato appena l'olio di calendola, l'ho girato perché sto preparando per l'estate e mi è rimasto in mente la calendola. Cannella, e veramente si sente qua solo cannella, purtroppo. Io sono amante della cannella, però non così tanto perché è molto pungente questa cannella. Eccola, è solo lei. La menta non sento per niente. Io ho preso questa crema mani della Biomarina, specialmente per, anche se indicata per le mani, volevo per i piedi, perché durante l'estate un po' si gonfiano i piedi, anche se non sto tanto in piedi, sarà la microcircolazione, altre cose, non so, e mi dà fastidio questo, per cui io faccio pediluvio con la menta e mi aiuta, spruzzavo tonico con la menta, idrolato, e mi aiutava tanto, visto che c'era l'offerta di 10%, ho detto fammi provare questa crema sui piedi, per me non va bene ancora perché sono nella prima settimana di prova, però è molto carino il packaging, mi piace. Sulle mani invece devo dire che sì, si sente un po' di sollievo, nel senso di rinfresco, la menta c'è sicuramente, c'è la pompetta, molto delicato come prelievo, mi piace, volete vedere? Eccola, così, non è né liquida né è molto morbida, soffice. Profuma bene, sì, cannella, chi piace, però la menta purtroppo non si sente tanto, io avrei voluto sentire di più la menta. Ha un strano pau, solo 3 mesi, vediamo perché deperisce subito, boh, anche se ne, vabbè, c'è l'acqua, poi l'olio di mandorle, glicerina, aloe vera, anche visto che c'era l'aloe vera, ho detto questa qua sicuramente va bene anche per il corpo, magari dopo qualche ora in spiaggia. E niente. Le altre cosine che ho preso, tipo crema solare che è sempre la stessa, un olio piccolino per provare, questo non vi faccio vedere per non dilungarmi troppo. Vi saluto intanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti, ciao!